Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, celebriamo questa Santa Messa in ricordo e a suffragio delle vittime della pandemia, in questo giorno che per tutto il nostro Paese è stato dedicato loro. Portiamo nella preghiera le situazioni di solitudine e distanza che spesso hanno accompagnato queste morti. Ricordiamo nel Signore anche tutte le sorelle, i fratelli defunti, che in un certo senso sono state vittime indirette della pandemia, soprattutto coloro che a causa dell'emergenza sanitaria non hanno potuto ricevere le cure necessarie per altre malattie di cui soffrivano. E in ogni caso la nostra preghiera, la preghiera della Chiesa, è sempre per tutte e tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. Ringrazio per la loro presenza i parroci e gli altri sacerdoti della città di Crema. La nostra preghiera con la città oggi abbraccia tutta la nostra diocesi e ciò che essa ha vissuto, insieme particolarmente con le diocesi sorelle di questo nostro territorio così duramente provato in questo ultimo anno. Saluto e ringrazio per la sua presenza il Presidente del Consiglio Comunale, Gianluca Giossi, che rappresenta tutta l'amministrazione comunale di Crema. Un saluto a tutti i fedeli, a quanti sono presenti qui nel Cimitero Maggiore e a quanti stanno seguendo attraverso la diretta streaming questa nostra celebrazione, che al tempo stesso è ricordo segnato dal dolore, ma celebrazione della speranza cristiana, della risurrezione e della vita eterna che ci sono dischiuse in Gesù Cristo morto e risorto per noi. E a questa celebrazione, a questo ricordo e suffragio, ci disponiamo anche affidando a Dio le nostre colpe e affidandoci alla sua misericordia. E nella giornata di oggi la nostra mente si riempie di ricordi dolorosi, a cominciare da quello che ha portato a scegliere proprio la data di oggi, 18 marzo, per la giornata nazionale di commemorazione delle vittime del Covid, cioè le immagini delle colonne dei camion militari che portavano via da Bergamo per la cremazione le bare con i tanti morti di quei giorni. E poi il ricordo del suono incessante delle sirene delle ambulanze che percorrevano le strade deserte, il ricordo delle notizie che ci arrivavano dall'ospedale allo stremo ormai da settimane. E proprio il 18 marzo, mi ricordava stamattina il sindaco di Crema, l'esercito era arrivato anche a Crema per incominciare a installare l'ospedale da campo, dove poi avrebbero lavorato anche i medici e gli infermieri giunti da Cuba. Naturalmente il ricordo più doloroso è quello che si lega alle persone care defunte, il ricordo di tanti nostri anziani che erano genitori e nonni, che erano lo sposo o la sposa o l'amico o l'amica della vita. Portiamo nel cuore il ricordo della loro morte, avvenuta spesso nella solitudine, anche se temperata in tanti casi dalla profusione di professionalità e di umanità dei sanitari che li avevano in cura. E questo è anche un richiamo al fatto che i nostri ricordi oggi non possono essere soltanto dolorosi, possono, anzi devono essere anche ricordo delle realtà buone e belle che proprio in quelle settimane difficilissime abbiamo incontrato e di cui forse siamo stati anche protagonisti. Sì, dobbiamo ricordare con riconoscenza anche, come dicevo, l'abnegazione di gran parte o se non tutto il personale sanitario in una situazione completamente nuova che ci aveva assaliti all'improvviso. Dobbiamo ricordare le forme di solidarietà che sono sbocciate in quei giorni. Dobbiamo ricordare ciò che ci siamo inventati, forse anche ingenuamente, per far fronte al male per quanto potevamo, con il bene, anche con la fantasia, la creatività del bene. Ciò che abbiamo vissuto un anno fa e che ancora del resto stiamo vivendo ci ha fatto capire almeno qualcosa di quella caducità
della creazione di cui parla Paolo nella lettera ai Romani, nel testo che abbiamo ascoltato come prima lettura. Questa parola caducità la capiamo forse meglio accostandola a un'altra che abbiamo molto usato nei mesi scorsi, la parola fragilità. Sì, abbiamo sperimentato la fragilità della vita nostra e di altri, la fragilità dell'ambiente nel quale viviamo, la fragilità delle nostre strutture economiche, politiche, sanitarie, educative, la fragilità anche delle nostre istituzioni, senza dubbio anche la fragilità della nostra vita di fede e anche di tutto quell'insieme di iniziative, di organizzazioni, di strutture che costituiscono la vita concreta della Chiesa, delle nostre comunità cristiane. Certamente anche come Chiesa non ci siamo sottratti a questa esperienza della fragilità. Ed è chiaro che questa esperienza deve farci riflettere, perché, la cosa è stata detta più volte, la pandemia ha fatto emergere queste fragilità, ma non è che le abbia create, non è che le abbia prodotte da zero. Ha fatto balzare in primo piano, in modo drammatico, tutta una serie di problemi, appunto di fragilità, che erano già dentro il nostro mondo e che ci chiedono un ripensamento radicale di tutto il nostro stile di vita. Dobbiamo mettere da parte l'illusione che riusciremo a venire a capo definitivamente di questa fragilità. Mi chiedo tra l'altro se sarebbe un bene. Spesso nella nostra vita ci rendiamo conto che proprio le realtà più fragili sono anche quelle più preziose e belle, e proprio per questo hanno bisogno anche di una maggiore cura. In ogni caso, la parola di Paolo, tutta la fede, la visione biblica e cristiana del mondo, ci dicono che la caducità, la fragilità appartiene alla creazione in quanto tale, e che proprio per questo essa non è il mondo definitivo voluto da Dio, quale prepara, attraverso l'azione dello Spirito, dono di Cristo morto e risorto, quei cieli nuovi, quella terra nuova, quella redenzione piena verso la quale si protende l'anelito di tutta la creazione. In questa fragilità, tuttavia, qualcosa è destinato a rimanere per sempre. Lo diceva così ormai quasi 60 anni fa il Concilio Vaticano II nella Costituzione Pastorale Gaudium Spes. Sappiamo dalla rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione, una terra nuova in cui abita la giustizia e la cui felicità sazierà sovrabbondantemente tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini. Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno resuscitati in Cristo e ciò che fu seminato in infermità e corruzione rivestirà l'incorruttibilità. Resterà la carità con i suoi frutti e sarà liberata dalla schiavitù della vanità tutta quella realtà che Dio ha creato appunto per l'uomo. Resterà la carità con i suoi frutti, dicevano i padri conciliari. Per questo è importante oggi fare memoria con gratitudine anche di tutte le realtà buone, di dono, di fraternità, di cura, di attenzione reciproca, di cui siamo stati testimoni in questi mesi. Sono cose queste che non temono la caducità, la fragilità, anche se delle volte agli occhi del mondo appaiono inconsistenti. Nella fede noi siamo convinti che, così come non sono svaniti nel nulla i nostri cari defunti che affidiamo alla misericordia di Dio, allo stesso modo non sono svaniti nel nulla tutti quei valori quali la dignità dell'uomo, la comunione fraterna, la libertà, cioè tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, sono sempre parole del Vaticano II, appunto tutte quelle realtà che anche durante la pandemia sono stati seminati nel mondo e che germoglieranno nel mondo nuovo che Dio prepara per noi. Ecco, la pandemia potrebbe lasciarci questo frutto, non l'illusione di poter superare la caducità del nostro mondo, della nostra vita, ma la certezza che tutto ciò che mettiamo in atto di bene, anche per far fronte alle conseguenze di questa caducità, ecco, tutto questo non andrà perduto, ma sarà salvo per sempre. Mi sembra che possiamo interpretare così anche la prontezza che Gesù, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, chiede ai suoi discepoli per far fronte a un futuro imprevedibile.
sia quel futuro che sta ancora dentro al nostro mondo, sia quel futuro che si apre sull'eternità. Prevedere questo futuro per farvi fronte con i nostri mezzi è, almeno in buona misura, credo, qualcosa che ci sorpassa. Ma si può essere pronti a incontrarlo, precisamente tenendo fede a quei criteri di giustizia, di verità, di carità, di fiducia reciproca, di prossimità che non vanno mai fuori moda e che permettono proprio di far fronte anche alle situazioni più drammatiche. La pandemia, lo speriamo, ce lo auguriamo, finirà. Non finirà l'esperienza della caducità della nostra vita e del nostro mondo. Da credenti possiamo farvi fronte chiedendo a Dio di mantenerci fedeli al Vangelo di Gesù Cristo, che dischiude un futuro di speranza piena e definitiva e che mette nelle nostre mani gli strumenti per piantare i semi di questo futuro già durante questa nostra vita.